Allora, buongiorno a tutti. Oggi volevo fare un video con voi relativamente alle sanatorie. Stamattina ho una bellissima notizia, ci sono arrivate in pochi minuti due convocazioni, le possiamo vedere qui. Abbiamo una convocazione per il 15 dicembre 2023 in Corso Monforte 29, qua abbiamo l'elencazione di tutti i documenti che andremo a portare e poi abbiamo questa seconda convocazione con appunto tutti i documenti che bisognerà presentare il giorno della convocazione. Bisogna stare attentissimi a presentare i documenti giusti, mi raccomando, la prefettura si deve trattenere tutte le fotocopie, compresa la fotocopia del passaporto integrale, quindi tutto. Se qualcuno dovesse aver smarrito oppure aver il passaporto scaduto, bisogna fare la fotocopia di tutto il primo passaporto scaduto e poi il secondo in forma integrale, ossia bisogna fotocopiare tutte le pagine. Poi appunto abbiamo come elencazione l'F24 a €500, gli eventuali contributi che vanno pagati, la dichiarazione dei redditi, carta d'identità e codice fiscale del datore di lavoro e del lavoratore, il codice fiscale nel caso in cui ne fosse in possesso, l'ospitalità e l'idoneità logettiva, che si ricorda che l'idoneità logettiva va presentata nel caso in cui si va a chiedere un permesso di soggiorno per lavoro. La prefettura di Milano non richiede l'idoneità logettiva nel caso in cui dovesse mettere un PS a tesa occupazione perché il datore di lavoro o il rapporto non è più in essere. Spero di esservi stata utile. Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci, siamo in corso Via Ripamonte 238 a Milano, in via Vespri Siciliani 2, sempre a Milano in piazza Napoli, poi siamo a Trezzo sull'Adda e a breve stiamo aprendo in via Domokos 4. Vi aspetto numerosi, mi raccomando, se avete qualche informazione da chiederci, 320 5599 074, a presto.